dalla nostra nuova casa. Ci siamo trasferiti a Milano. Woo! Di prima mattina questo entusiasmo. Adesso mi alzo e vi porto con me in giro per casa. Let's go. Rifaccio il letto insieme a voi. Guardate, Fabio, deve ancora arrivarci l'armadio, quindi intanto Fabio ha messo questa specie di stand con tutte le sue robe, perché io le mie cose invece le ho messe nell'armadio, quello in camera mia. Cioè, praticamente è una morning routine vlog. Andiamo. Qua c'è una scala che sparirà presto. E questo è il bagno. Qua c'è la lavatrice. Ho sempre questo pigiama nelle morning and night routine. Ne dovrei comprare un altro. E qua c'è, ho messo qua tutti i miei prodottini di Dior. Qua c'è la doccia che è gigante, è doppia. Potrei fare qua la prossima shower routine. Tra l'altro ho riempito già tutti i cassetti con le mie cose. Qua c'è un altro cassetto. Mi lavo la faccia. Ecco, uscendo dal bagno c'è questa scarpiera, uno sgabuzzino dove mettiamo aspirapolveri, scope, scarpe, eccetera. E qua c'è il mio studio che vi faccio vedere dopo, qua la camera da letto e qua la sala cucina. Qui Fabio ha il suo piccolo ufficio. Ciao! Ti piace il tuo ufficio? Fantastico! Non potevo chiedere un ufficio più grande. Allora, questa è la sala, il tavolo è... arriverà un altro tavolo grande, però le sedie le abbiamo prese noi, il mobile le abbiamo preso noi, il divano sarà verde acqua, non più grigio, e poi vi faccio vedere questa, è un'isola che ha fatto il papà di Fabio, è stato bravissimo, l'ha fatta con le sue mani. Ora faccio colazione. Allora, appoggio il pentolino qua, tac, poi faccio... No, sbagliato. Accensione. Seleziono il fornello, metto la potenza e via. Scusa, ma tu hai usato la tazza unicorno? E io ho usato la tazza Mr. Right. Beh, chi è quella mia? Che sciocchini. Io sono ragione, quindi... sì, ci siamo scambiati le tazze. E cosa poi ci metti su queste... Marmellata di fichi fatta dalla mia mamma. Dall'Anna Maria, guarda che brava. Che brava, ma che bella. Marmellata di fichi. Ma perché ci mette questo ornamento ogni volta? Perché è come se le vende. Ma non le vende, non c'è un altro soggetto. Mettete tanti pollici in su se volete che vi faccia più vlog sul canale per la gioia di Fabio. Colazione e poi vi faccio vedere il mio studio che è stupendissimo. Non è ancora finito ma vedrete già quanto è bello. Fabio è stato bravissimo. E... ta-da! Guardate solo la luce che c'è perché non si vede niente. Ma la luce c'è, c'è la luce perché c'è una mega ultra grande finestra. E poi Fabio, guardate cosa mi ha creato insieme a suo papà. Mi ha fatto una super... mega scrivania trucco. Praticamente hanno preso queste mini Axel da Ikea e poi questa lunga. Poi hanno preso un piano da cucina e hanno creato questa scrivania che è stupenda. E fatemi sapere se volete un video mentre organizzo tutti i trucchi dentro le varie cassettiere, perché per ora li ho ancora nelle scatole, però li metterò dentro tutti i cassetti eccetera. E fatemi sapere con un pollice in su se volete appunto il make up organization. Poi qua c'è uno specchio per i selfie. Io non capisco perché sto girando in pigiama oggi, potevo anche vestirmi, comunque vabbè. E vedete, abbiamo ancora un po' di cose in mezzo. Qua c'è l'armadio dove metterò tutti i vestiti, qua la zona fotocamera eccetera, e qui metteremo un divano letto. Ci sono anche i quadri che avevo preso, vi ricordate, sul disegno, che nell'altra casa erano appesi in sala, invece qua li appenderò qui nello studio, magari qua sopra. E, ecco, fatemi sapere se vi piace il mio nuovo studio, io lo adoro. Direi che forse è arrivato il momento di rendermi presentabile. Mi vesto. Ecco, mi sono messa la mia camicetta preferita del momento, ora mi vado anche a truccare. E nel frattempo è arrivata la libreria e Fabio ha già iniziato a montarla. È la libreria che farà da sfondo ai miei video. Che emozione, il mio primo tutorial in questa stanza. Questo ovviamente non sarà il mio sfondo, ma questo non è neanche un vero tutorial, quindi... E vado a mettere il fondo, tinta... Metto questo qua di NARS che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Però sto uscendo dal tema di questo video. Quindi ora metterò una velocità super
mascara e matita nera. In tutto ciò mi sto specchiando nel telefono io. E il mascara è questo qua di Benefit Bang, che vi ho fatto vedere nell'ultimo spacchettiamo. Vi avevo promesso che l'avrei provato, effettivamente è molto bello. Labbra metto questa qua di Essence. Un po' di lucidino. Ecco, mi sono truccata e vestita e nel frattempo Fabio è a buon punto con la libreria, bravo. Poi vi faccio vedere su Stories com'è venuta. Ora, mi sono messa le scarpe nuove, anche queste, le ho prese da Zara, ho Zara sotto casa, ragazzi, è la fine. E vado a ritirare i pacchi, ho aperto una nuova casella postale, venite con me, vi porto con me, let's go. E praticamente i pacchi d'ora in poi mi arriveranno tutti qua. Negozio Nova Posta, che sarebbe praticamente un corriere ucraino, però fa anche questo servizio di domiciliazione dei pacchi, quindi la mia nuova casella postale ve la scrivo in info box, anche se volete inviarmi letterine, disegni, quello che volete, è questa qua. E ora vediamo se è arrivato qualche pacco. Eccoci qua, guardate, sono questi ragazzi molto molto simpatici. È arrivato qualche pacco per me? Yes, sì, yes. Guarda. Sì, è arrivato il pacco. Opa. Eccolo! Amazon! È il mio ring light, ho preso un ring light nuovo perché si era rotto quello precedente, l'aveva rotto Fabio e quindi adesso lo prendo. Eccomi di rientro, scusate se non ho vloggato nel tragitto, ma con queste scarpe il pacco non è stato facile, però non era pesantissimo, ce l'ho fatta. E c'è dentro il mio ring light, new ring light. Yay! E che vi volevo dire? Niente, spero tanto che questo vlog New Home vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un pollice in su se volete più vlog sul mio canale, così vloggerò qua in giro per Milano. Io vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!